Senti, ma te e Oddone avete lavorato insieme, avete fatto parecchie cose insieme. Non solo, ma eravamo due grandi amici, abbiamo lavorato insieme, abbiamo costruito lui. E l'assi dopo è confluito nell'UISP? Sì, sì, perché non poteva esserne due organizzazioni nazionali sportive. Allora noi abbiamo deciso con Oddone di andare nell'UISP. I socialisti, vostri compagni di partito, appena dicevate che voi eravate sportivi, che cosa vi dicevano? Come vi consideravano? Poco. Non ti consideravano, loro dicevano che tu sei roba da scartare, andatela a fare da un'altra parte. Noi ci siamo rimasti male, soprattutto Oddone. Loro ci tenevano a che noi facessimo dello sport. Però quando siamo accorsi che diventava politica, allora io sono rimasto con Oddone e siamo rimasti da una parte. Loro purtroppo hanno costituito un'altra frazione sportiva. Però tu dicevi sempre che lo sport era importante anche. Esatto. Noi abbiamo sempre sostenuto all'interno del PSI con Oddone che lo sport era una cosa importante. Non ti davo un'oretta. Senti, ma perché una parte di socialisti con Giulio Onesti sono entrati nel CONI e voi, te e Oddone, invece siete rimasti fuori? Perché noi non credevamo. Noi, io e Oddone, volevamo lui. Non volevamo da nessun'altra parte. E poi siete entrati nell'UISP. Sì, abbiamo fatto lui noi, non entrati, abbiamo fatto lui con Oddone. Qualche anno dopo ci sono state le Olimpiadi a Roma. Qual era la vostra idea sulle contro. Olimpiadi di Roma? Contro, siamo sempre stati contro le istituzioni sportive nazionali. Noi eravamo contro le Olimpiadi, però abbiamo sbagliato. Dopo abbiamo riconosciuto che dovevamo ammettere che quella era una parte dello sport. Quando avete fatto la UISP, voi vi siete seduti insieme ad altri compagni comunisti. Sì, comunisti. Che ne pensavate? Erano bravi. No, no, io i comunisti non li ho mai odiati, non sono mai stato un comunista, sono stato un socialista, però era gente brava, onesta e amore. Senti, che ricordi hai dei comunisti, del PC? Delle persone che insieme a te e a Oddone fondarono la UISP in quegli anni. Ti faccio dei nomi: Arrigo Morandi, Arrigo Diodati. Diodati è un grosso amico mio. Quando ero a Roma, Diodati era un grosso amico mio. Anche Morandi. Ah, oh, Arrigo ci portava le tese. Avevate rapporti col sindacato in quell'epoca? Sì, sì. Che rapporti avevate col sindacato? Molto, molto. Ti spiego. Senza la spalla del sindacato noi facciamo poco. Perché loro hanno sempre chiesto che noi facessimo un'organizzazione sportiva brava e fatta bene. Senza i partiti. Oddone non è mai stato un grosso sindacalista, anch'io, però avevo sempre creduto nel sindacato. Ah, caro, il sindacato guai per noi, ha lavorato molto per noi.
E quando abbiamo costituito l'ASI Reggio Emilia, il sindacato in testa, c'è stato Manforte. Sì, noi eravamo socialisti e siamo rimasti socialisti. Odoni è rimasto socialista con me. Ti dico la verità. I socialisti non ci hanno mai creduto. Mai. Noi abbiamo creduto in lui e abbiamo lavorato, l'abbiamo fatto forte, è un'organizzazione nazionale con dei dirigenti bravi.